C'è stata questa partita, forse è stata più difficile del previsto e forse le soluzioni offensive sono quelle che ti aspettavi. Ma complessivamente è una partita che... Complessivamente è una partita che volevamo far meglio. Sicuramente sapevamo che la loro struttura di squadra la metteva sulla freschezza, sulla corsa, però ripeto, volevamo far meglio, volevamo essere un po' più corti, volevamo riuscire a gestire meglio la palla, questo sicuro, ne siamo consapevoli, per cercare comunque la nota positiva è che partite così, se comunque non ti rendi conto che oggi c'era da prendere il punto, magari rischi di perdere, e questo comunque una squadra che vuole ambire a essere protagonista lo deve avere, però vogliamo far meglio, questo si può. Senti, prendere il punto è stato un messaggio arrivato anche attraverso i cambi, a parte quello obbligato di Scavone, cioè nel secondo tempo Giorgino è una punta per una punta. Sì, sono stati anche un po' obbligati anche quelli, perché Baraje aveva finito la benzina e Benassi, anche lui era un po' coi crampi, se magari la difesa fosse stata tutta a posto potevi forzare qualcosina davanti, quando invece eri a mezzo, almeno lei con l'interpretazione è stata fatta anche con Gigi, si è preferito mettere un giocatore come Giorgino che potesse comunque non solo aiutarti in fase difensiva, ma comunque riuscire anche a accorciare un po' avanti e darti la possibilità di guadagnare qualche metro, cosa che ripeto oggi abbiamo fatto fatica. Scusa, ma praticamente avete mantenuto la difesa 3 nonostante il Modena attaccasse solo con una punta. Avete pensato durante la partita anche di cambiare qualcosa? Perché a me personalmente sembrava che in campo così ci fosse un difensore in più, proprio perché il Modena sostanzialmente aveva solo questo attaccante, c'erano tre difensori. Sì, ovviamente è una considerazione che quando si giocano queste partite si può fare, ovviamente loro avevano un solo attaccante centrale, però avevano le due punte e soprattutto i due esterni le due mezzali che tendevano comunque ad allargarsi e a tenerti bassi. È un'opzione quella che tu dici, non l'abbiamo fatta, comunque non è stata valutata, si è continuato su questo aspetto perché comunque dove noi potevamo migliorare, ripeto, quello che ho fatto prima, potevamo far più nella nostra gestione di palla, perché è vero che quando avevano la palla loro potevamo abbassarci, ma quando avevamo palla noi potevamo far meglio, quindi sfruttare quella superiorità numerica che avevamo per essere più efficaci, per guadagnare più metri e per guadagnare più cross, cosa che quando siamo riusciti a farli li abbiamo messi in difficoltà, che noi con le caratteristiche che abbiamo in questo momento dobbiamo sfruttare. Abbiamo visto Miglietta in grossa difficoltà, noi sinceramente, soprattutto anche nel secondo tempo, ogni volta che riceveva palla spesso passava il pallone lì indietro. Una volta mi è sembrato che anche Lucarelli si fosse arrabbiato per questa cosa. Ecco, avevate pensato anche di provare Corpi in mezzo al campo, visto che l'anno scorso Corpi sostanzialmente ha sempre giocato davanti alla difesa e quello probabilmente è il suo ruolo principale più che l'interno di sinistra, oppure no? Sì, cioè nel senso che tu hai fatto questo con Miglietta e con Corpi, ma poi se dopo sposti Corpi dentro, Miglietta lo metti fuori, doveva fare comunque più fatica andare con un terzino, quindi cioè è coperta da dove la vedi, devi calcolare, devi vedere qual è la soluzione migliore. Secondo me Miglietta a un certo punto della partita, dove loro facevano più fatica, ha cominciato un po' a prendere palla e lì siamo riusciti a guadagnare dei metri, lì lo dovevamo fare con più costanza, quello ripeto è una premessa, noi vogliamo essere migliori di quello che c'è stati oggi, siamo consapevoli che saremo migliori, ma oggi non siamo riusciti a essere efficaci come l'avevamo preparata. Perché sul piano della velocità a Modena effettivamente rispetto al Parma sembrava andasse molto più forte? Solo una questione di condizione, una questione di inizio campionato? A mio avviso, ripeto, come ho fatto la premessa prima e anche come caratteristiche dei giocatori, loro comunque avevano tre punte tutte piccoline, rapide, di gamba, noi comunque Vacuo sappiamo che è un giocatore che ci farà la differenza e già comunque sì, anche se non è al pieno della condizione, però è un giocatore pesante, ci mette un po' più di tempo a dare in condizione.
ma non solo lui, comunque noi siamo una squadra anche in difesa strutturata e quindi probabilmente, ripeto, sono tutte ipotesi perché poi dopo la partita va rivista, va guardata e va esaminata, però come caratteristiche fisiche loro atleticamente ovviamente non solo come, anzi non come preparazione ma come tipologia di giocatore in questo momento sono più agili. Però ripeto, non so, non dico che sia questa, noi potevamo fare meglio comunque. Senti Nicola, Scavone? Scavone ha preso una botta terrificante, adesso andava a fare accertamenti. Lui è uno di quei giocatori che pur essendo strutturato fisicamente però stava benissimo. Quindi sia a livello di condizione, sia a livello di fare le due fasi in una maniera ordinata e anche di qualità. È stato un peccato, però ripeto, è entrato Ciccio e comunque ci ha dato tantissimo. Senti, il Panagli doveva forse essere un po' la chiave del gioco, nel senso della fantasia. Forse ha buttato via metà del primo tempo, ma poi è salito paradossalmente. Sono estremamente d'accordo con te. Quando stava bene non riusciva a trovare la posizione, cosa che invece aveva trovato benissimo con l'ultima partita che abbiamo fatto, l'aveva trovata bene, infatti era, secondo me, il risultato uno dei migliori. Oggi non riusciva a trovare questa posizione, quando l'ha trovata magari paradossalmente ne aveva meno. Questa è una lettura che condivido. Lui è un giocatore che ci può dar tanto, ce l'ha dato comunque anche in fase difensiva. Siamo qui per lavorare e anche sulla continuità, perché ripeto, l'ultima partita l'aveva interpretata bene, stavolta non siamo riusciti a cercarlo con continuità. Ma sull'aspetto dell'impianto di gioco che avete scelto, questo 3-5-2, lo avete provato tutta estate, lo state provando, però è un qualcosa che potrà anche mutare nel tempo, anche a seconda degli avversari che avrete, o avete sposato questa idea e volete comunque andare avanti con questa idea a prescindere? Ovviamente queste poi dopo sono considerazioni da fare anche con Gigi. Sicuramente come lavoriamo di staff è uno staff che non è preconcetti, è uno staff che analizza le situazioni. Ovviamente in questo momento è il modulo che ci dava più garanzie in vari aspetti, però credo che abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori molto duttile, quindi nell'eventualità ci dovessimo accorgere che non è la soluzione migliore, credo che il mister non abbia preclusioni a cambiare. Ho l'ultimissima cosa, mi Lucarelli sul centro sinistro e non centrale difensivo ad avviare l'azione? Ad avviare l'azione a tre è... Spesso sono quelli che giocano di più, sono quelli che i terzi, quindi in questo caso lui o Benassi. E sono due partite paradossali. Oggi Modena secondo me ha fatto bene anche ad accorciare, ha pressato. La partita precedente, pur avendo perso, pur anche lì potendo far di più, però il campo l'avevamo preso. Oggi non siamo riusciti a prendere campo, almeno non l'abbiamo fatto con la continuità che volevamo fare. Per la bravura dell'avversario e per a volte nostre mancanze, quindi abbiamo voglia di lavorare. Quello che ho detto prima in premessa, siamo positivi perché comunque in queste partite qui una squadra che magari ha giocatori, che è chiamata a vincere, capisce che la partita va portata a casa comunque e lotta alla morte. Questo per me è un messaggio che una squadra che vuole ambire deve avere, e quindi prendiamoci anche questo aspetto positivo e continuiamo a lavorare perché vogliamo essere più propositivi. È estremamente emozionante. Io quando vivo le partite, poi oggi ero anche in prima fila, mi distolgo dal resto. Alla fine partita ringrazio la gente che mi ha salutato. Qui sono stati 5 anni a Modena dove io ho dato tutto, loro mi hanno dato di più, quindi posso solo che ringraziarli. In generale il Modena come lo vedi, a prescindere da parte questa partita dove si è espresso molto bene, come la vedi strutturata per il campionato? Come ho detto prima, è una squadra che comunque ti dà fastidio, poi dopo, ripeto, per me ha giocato bene, ma magari essendo tutti freschi e rapidi, poi dopo ho fatto fatica a concludere con continuità perché magari erano più laterali che centrali, quindi i cross che ha messo spesso erano, le prendevamo noi. Però ripeto, complimenti a Simone Pavan e ai ragazzi del Modena perché hanno
fatto bene, ha fatto una partita sicuramente coraggiosa e estremamente valida. A posto? Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao.